ci troviamo nel bel mezzo dell'analisi del percorso specifico che gli israeliti intrapresero quando uscirono dall'Egitto. La volta scorsa ho affermato che il Signore disse a Mosè di portare il popolo sul monte di Dio, che oggi è chiamato Monte Sinai. Quindi la domanda è: dove si trova esattamente questo monte di Dio? Per trovare la risposta, dobbiamo tornare indietro nel tempo, a quando Mosè era ancora alla corte del faraone e dopo uccise la guardia egiziana. Allora Mosè fugge per evitare di essere arrestato e condannato a morte. Ricordate il nome specifico della zona in cui la scrittura ci dice che è fuggito? Ci è stato detto che andò nella terra di Madian, e dal punto di vista sia geografico che archeologico sappiamo oggi senza dubbio dove si trova la terra di Madian. La posizione di Madian oggi è assolutamente indiscussa, indipendentemente dal circolo accademico scolastico a cui facciamo riferimento. Madian si trova esattamente sulla costa occidentale di quella che oggi è conosciuta come la penisola arabica. Nessuno questo può contestarlo. E questo è esattamente il punto in cui Hashem parlò a Mosè, attraverso il cespuglio ardente sulla cima del monte. Ecco il riferimento alla scrittura nel capitolo 3 di Esodo. Mentre Mosè pascolava il gregge di suo suocero Jetro, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, arrivò al monte di Dio, a Horeb. Allora gli apparve un messaggero di Hashem in una fiamma di fuoco, dal mezzo del cespuglio. Ed ecco, egli vide il cespuglio bruciare nel fuoco, ma niente del cespuglio veniva consumato. Mosè era ancora a Madian e aveva viaggiato fino al lato occidentale del deserto. Ora passiamo al versetto 12. Ed egli rispose: «Siccome io sarò insieme a te, questo è per te il segno che io ti ho mandato. Nella tua uscita dall'Egitto con il popolo, servirete il Dio proprio su questo monte». E quindi questo ci porta alla domanda da 1 miliardo di euro. È questo lo stesso monte di Madian, nella penisola arabica, su cui Mosè doveva portare gli israeliti all'incontro del Signore dopo l'uscita dall'Egitto? Bene, continueremo questa discussione nelle prossime due puntate.